Fratelli carissimi, buona domenica. La Chiesa oggi ci rinnova attraverso la liturgia della parola, la nostra chiamata alla fede. Ravviva, dice, in te il dono che hai ricevuto. Ravvivare il dono che abbiamo ricevuto nella Chiesa. E questo scrive San Paolo al suo discepolo. E custodire, custodire con zelo, con amore, il deposito della fede. La fede. Il giusto, dice la prima lettura, vivrà per la sua fede, per la sua fedeltà. Il giusto vivrà per il suo abbandono totale al Padre. Il giusto, cioè il giustificato, colui che è stato reso giusto dal sangue dell'agnello. Abbiamo capito che nessuno è giusto, nessuno sa compiere la legge, nessuno può giungere al cuore del Padre se il Padre non glielo concede. Cioè se il Padre non apre il suo cuore, ma lo apre come? Lo apre, però ha bisogno di questa password, ha bisogno di questo badge che è la fede. Se aveste fede quanto un granello di senapa, mettete un granello di senapa nella mano, non lo vedete, potreste dire a questo gelso, il gelso nella Palestina era un albero incredibile, aveva delle radici così grosse e così profonde che era impossibile da sradicare, resisteva anche alle tempeste più violente. Gesù non è che prende a caso, cioè è un contrasto incredibile. Cioè, allora, non si tratta di dare a questo gelso di trapiantarti, cioè di toglierti da dove sei, da dov'è, per gettarsi nel mare. Prima cosa, fondamentale, la fede non è una questione quantitativa, non esiste aumenta la nostra fede, è una domanda posta male, questa dei discepoli, che spesso abbiamo anche noi, e siamo lì a misurarci con abbiamo fede, non abbiamo fede, crediamo, non crediamo, è tutto inutile, perché è guardarsi allo specchio in questa concupiscenza spirituale per cui ne vuoi raggiungere certi obiettivi, non è così, non è così. La fede o ce l'hai o non ce l'hai, non è una questione di quantità e non è neanche una questione di qualità, è una questione di essere o non essere, questo è il problema, è questo il vero problema. Spesso noi preti lo perdiamo di vista, va bene, non voglio entrare in questo, il problema è che se tu hai veramente fede, vuol dire che hai la vita dentro di Cristo, vuol dire che sei un uomo nuovo. Nel primo scrutinio battesimale del catecumenato, anche del catecumenato rinnovato dal Concilio Vaticano II, quando un pagano bussava alla porta della chiesa, quando un pagano bussa alla porta della chiesa, uno che non è battezzato, che non conosce nulla, e il vescovo che gli apre la porta, gli dice: cosa vuoi? E lui gli dice: la fede. E che cosa ti dà la fede? La vita eterna. Allora, chi ha fede ha vita eterna. E la fede come viene? Per la predicazione. Questo è il cuore del Vangelo di oggi, fratelli carissimi. Hai fede? Sposti le montagne. Ma, dice San Paolo, che anche se spostassi le montagne e non avessi la carità, tutto vanità della vanità, tutto vuoto. Per dire che la fede non può non generare la carità, cioè non può non generare la caritas, non può non generare l'amore, l'agape, l'amore fino al nemico, l'amore soprannaturale, perché un albero che è trapiantato dalla terra e va nell'acqua fa qualcosa che è innaturale, cioè che va oltre la natura, è qualcosa di straordinario. È innaturale, vero? E non rispetta il corso biologico, il corso della natura. Per questo è una cosa di soprannaturale. E non è soprannaturale perdonare, non è soprannaturale aprirsi alla vita, non è soprannaturale entrare in una malattia con pace, non è soprannaturale morire santamente senza mormorare, ma benedicendo Dio per tutto ciò che ci dà. Non è soprannaturale vivere nella precarietà, abbandonati a Dio completamente. Non è soprannaturale sposarsi oggi, non è soprannaturale passare la fede ai figli, trasmettere la fede ai figli, non è soprannaturale caricare dei peccati degli altri al proprio posto di lavoro, non è soprannaturale fare la volontà di Dio nella scuola, non è soprannaturale per due fidanzati conservare e lottare per la castità, non è ma certo, è soprannaturale per una persona anziana benedire Dio perché l'hanno lasciata sola, perché in quella solitudine Dio può venire e il suo sposo può riempire completamente le sue giornate. E gli anziani cristiani non sono mai soli, sono sempre felici, sono sempre pieni di gioia, anzi più soli più gioia, più il loro convento interiore e si fa spazioso per lo sposo. Ma questo vale per un prete, questo vale per una suora, mai frustrati, mai, perché tutti i fallimenti sono la porta all'avvento dello sposo. Questo significa vedere trapiantato un gesto che è impossibile da trapiantare nel mare. Ma vedete la meraviglia? Questa è la fede. Ce l'hai o non ce l'hai? Forse non ce l'hai, forse non vivi gratuitamente, come dice, come termina il Vangelo, perché se tu hai fede, vivi secondo la volontà di Dio, secondo la tua natura nuova, la natura celeste è la natura di Gesù Cristo, e Cristo che cos'è? Il servo, il Maestro si è fatto servo, per servire a tutti.
l'ultimo, per amare tutti, per riscattare tutti, per dare la vita per tutti. Avete visto il maestro che ha fatto questo? Sarete beati se farete allo stesso modo, ma non in un senso volontaristico, nel senso che attraverso la fede tu potrai servire, potrai essere servo, ma no inutile nel senso che non serve a nulla, ma no, è un servo che non serve, no? Diceva Totò, no? Un servo senza utili, cioè un servo che ama gratuitamente, il cui utile coincide con l'utile del padrone, perché questo è Cristo, fratelli, è Cristo che ha vissuto tutta la sua vita come il servo di Dio, come il servo di Yahweh, avendo come unico obiettivo l'utile del padrone, l'utile del suo padre. E qual era? Tu riconsegnato al padre, tu salvato, tu riscattato, tu riconsegnato al padre, perché sei tu l'utile del padre che coincide con l'utile del figlio, la tua salvezza, la tua famiglia, ogni uomo. Se tu sei stato raggiunto da questo amore, se Cristo che ha dato la vita su questo gelso, che è la croce, trapiantato nel mare della morte e da lì risuscitato, cioè da lì venuto fuori come un albero rigogliosissimo in cui frutto sei tu, consegnato al Padre, e per questo ci passa a servire oggi nella messa, nell'Eucaristia, per cui tu non devi fare assolutamente nulla che ricevere il suo amore, che ricevere il suo corpo e il suo sangue, la sua vita per te. Allora tu oggi puoi essere trasformato in questo servo, cioè puoi vedere trapiantato il gelso che è radicato quel giudizio, quella concupiscenza, quell'odio, quel rancore, quella schiavitù al bene, quella schiavitù alla pornografia, quell'incapacità di aprirti alla vita, quell'egoismo, quell'avarizia, quel giudizio, quel pregiudizio verso quella persona che è stato radicato e che nemmeno le tempeste più grosse distruggono. Oggi, per la fede della Chiesa, per la fede della Chiesa, non la tua, la fede della Chiesa nella quale tu stai crescendo, perché non ci può essere fede senza cammino di fede, non ci può essere, bisogna fare un cammino di fede serio. Ah, io non ho il dono della fede, dicono molti, ma che vuol dire? La fede viene per la predicazione, e lo Spirito Santo dentro di te dice: ascolta questa parola, dice lo Spirito Santo, aderisci a questa parola, accoglila. Ma tu la scogli e già entra il seme della fede, e questo seme cresce nella maturità, non nella quantità o nella qualità, no? Cresce fino a una statura adulta, non aumenta la nostra fede nel senso qualitativo o quantitativo, aumenta, e questa è la domanda giusta da fare ogni giorno al Signore: fai crescere la mia fede fino a una statura adulta. E la statura adulta è quella di chi ama il nemico, di chi è servo. Allora se ascolti la parola nella Chiesa e sei gestato nella Chiesa, allora vedrai che Eucaristia dopo Eucaristia, liturgia dopo liturgia, sacramento dopo sacramento, parola dopo parola, tu ti vedrai trasformato nel servo, servo nel servo, cioè vedrai di nuovo la tua vita riconsegnata al Padre come da Cristo. Cristo oggi riconsegnerà la tua vita al Padre come un servo, cioè il servo che ti viene a dare la sua vita attraverso la parola e il suo corpo e il suo sangue, ti trasforma in lui e insieme a lui sei consegnato al Padre come un servo. Allora anche tu vedrai così, anche tu vivrai così, gratuitamente, continuerai a servire, riposerai nella gioia della salvezza. La gioia di Gesù Cristo è stata la tua salvezza, è la tua salvezza, c'è più gioia in cielo, no? Per un peccatore che si converte, così la tua gioia sarà consegnare tua moglie, tuo fratello, tua nipote, tuo figlio, tuo marito, la tua fidanzata al Padre, consegnarla, cioè il tuo utile nel rapporto con il tuo fidanzato, nel rapporto con quella persona, con quel tuo marito, chi sia, il tuo utile unico è quello stesso del Padre, che è lo stesso del Figlio, che è amare, che è la salvezza. Quindi tu non ti approprierai, vivrai tutto gratuitamente, no? Queste tante volte, no, che ci troviamo lì a mormorare: ah, ho fatto tutto questo e mo mi tocca pure fare questo, e mo mi tocca pure, non mi posso mai riposare, no? Un marito, una moglie che fanno così dei figli, no, gioia su gioia, cioè servire. Lo stipendio, l'utile è servire, la gioia sta nel servire, la gioia sta nel guardare l'amore che Cristo ha dentro di te, che si espande e arriva fino all'alto. Questa è vivere secondo la fede, questo è vivere, cioè il giusto che è giustificato, che è amato, che è perdonato, vive, cioè vive veramente, vive intensamente, perché vive secondo la volontà del Padre, cioè come servo, gratuitamente. Buona domenica.